veramente sono gasatissima di essere qui con loro. Ragazzi, come state? Benissimo, siamo gasatissimi, non ci sono parole per descrivere quello che è successo. A mille. Ragazzi, allora, com'è stato suonare sul palco di Nameless? La seconda edizione e dall'anno scorso è veramente cresciuto un sacco, sono tutti soddisfatti e sono veramente contenti di avervi avuti, siamo davvero onorati. Com'è stato? Come ha reagito il pubblico? Il pubblico ha reagito benissimo, soprattutto la cosa che ci fa più felici è vedere ballare la gente le nostre proprie canzoni. Certo. E questo veramente ci sprona a continuare ad andare avanti, fare nuove canzoni. Fare sempre meglio, esatto. Meglio di così, ragazzi. No, bisogna continuare. Certo. Quello... Si è sempre in evoluzione, però veramente siete giovanissimi e avete un successo mondiale, quindi davvero complimenti. E parliamo velocemente del set. Avete suonato qualcosa di particolare? Avete stupito con qualcosa di diverso dal solito? Sì, abbiamo, a differenza dei nostri soliti DJ set, in cui variamo molto quei generi e comunque la prendiamo molto più alla lunga, abbiamo deciso di concentrare nell'ora di DJ set tutti i nostri migliori drop, quindi dato più spazio. Diciamo che abbiamo suonato quasi tutte le nostre canzoni. Che è una cosa difficile, perché veramente ne abbiamo fatte uscire, rilasciare tante, e a volte non siamo neanche in grado di poterle suonare tutte. Certo. Abbiamo cercato di fare il possibile. Direi che il possibile è stato decisamente sufficiente. Siamo contentissimi. Perfetto, questa è la cosa più importante. Vi siete divertiti? Assolutamente sì. La gente di sicuro si è divertita. Così così. No, dico, tremo ancora. Tremi ancora? Sì, lo prendiamo come un tremare positivo. Sì, positivo, adrenalina pura. Perfetto. Un'ultima domanda per voi ragazzi, magari non potrete rivelare sicuramente tutto, però avete davanti l'estate, avete collaborazioni, produzioni, potete dirci qualcosa che tutti vogliono o vorrebbero sapere? Sì, abbiamo varie collaborazioni abbastanza importanti, un'uscita verso fine estate, e soprattutto ci stiamo dedicando anche delle canzoni melodiche che non abbiamo ancora fatto, diciamo, tranne un anno e mezzo fa che abbiamo fatto una Underground, che è stata una delle prime release. Non abbiamo avuto il piacere di suonarle oggi perché non erano finite 100%. Abbiamo suonato invece le nostre altre collaborazioni che usciranno poi più là quest'estate. E la gente ha reagito alla grande, sembrava già conoscerle. Esatto. Perfetto. Quindi ragazzi, quest'estate occhi puntati su Marken Cremon per le uscite prossime. Certo. Vi ringrazio ancora tanto, vi faccio firmare il cuscinone. Grazie. Dove vuoi? Perfetto, grazie mille. Grazie. E per finire un saluto a tutti i vostri fan e a chi è Nameless in questo momento. Un saluto a tutti i fan e divertitevi. Amen.